Alessandro Cecchetti, dopo due gare in trasferta, l'Ambrosia torna sul parquet del Paladome per questa sfida con Giulianova, un match che ha il sapore dei playoff. Sì, è un match fondamentale, siamo consapevoli di questo, stiamo rincorrendo playoff ormai da parecchie giornate, però diciamo che domenica è una sfida contro una delle contendenti, diciamo al settimo, all'ottavo posto in classifica, quindi la vittoria ci consentirebbe di scavalcarla e avere fiducia in vista delle prossime giornate, quindi la partita è importante, sarà dura perché la posta in palio comunque è alta e noi c'è voglia di riscatto dopo, diciamo, la sciabba prestazione che abbiamo fatto ad Ortona, che sicuramente abbiamo fatto dei passi indietro rispetto alla trasferta di Campli. Però siamo fiduciosi, domenica siamo in casa nostra, vogliamo fare una buona prestazione e soprattutto anche, tra virgolette, vendicare il risultato dell'andata con la sconfitta di un punto all'ultimo secondo che è stata fatale, insomma. La partita di Campli e quella di Ortona, anche se giocate a distanza di una settimana, hanno avuto due sviluppi completamente opposti. È forse questa la pecca dell'Ambrosia in questa fase del campionato? Accendere e spegnere la luce? Sì, purtroppo viene da dire che tutto il campionato è stato un po' su questo ritmo, molto altalenante, delle buone prestazioni, dopo dei passi indietro nella giornata successiva. Purtroppo forse è questo che ci è mancato e speriamo che da qui in avanti riusciamo invece ad avere più continuità e a fare prestazioni positive e inanellarle, soprattutto questa settimana, ripeto, a parte la partita con Giulianova ci giochiamo moltissimo perché poi andremo giovedì a Senigallia e domenica in casa di nuovo qui contro il Valmontone, sono tre partite che dobbiamo giocare al massimo e cercare di vincere tutte e tre possibilmente. E diciamo che ci diranno cosa vedrà il futuro nella nostra stagione, cosa ci servirà, se i playoff o altre situazioni, insomma. Quindi fiduciosi e cerchiamo di giocarla al 100%, ecco. L'arrivo di Mauro Stella, di un playmaker di esperienza e spessore, facilita il gioco per un lungo abituato alle battaglie sotto canestro? Beh, con Mauro, avendoci giocato anche a San Severo, comunque per buona parte del campionato, diciamo che è uno dei playmaker sicuramente più forti del girone D o comunque della Serie B italiana, quindi comunque è ovvio che giocare con lui sicuramente facilita, ha molta esperienza, sa giocare pick and roll, sa gestire la squadra, quindi sicuramente ha migliorato, diciamo, le nostre prestazioni la domenica, non solo mie, naturalmente, ma diciamo di tutta la squadra. Naturalmente è stato un innesto importante, però anche lui arrivando a metà anno, non sia facile inserirsi nei meccanismi di una squadra in corsa. Comunque diciamo che ci sta dando una grandissima mano, speriamo che sia fondamentale lui come tutto il resto dei giocatori e della squadra per il proseguo del campionato già dalla partita di domenica contro il Giulianova.